partita in rimonta sul campo del Milan. Tutto abbastanza semplice invece per la Juventus, che ha di fatto messo un macigno sulle residue speranze del Parma di poter rientrare nella lotta per evitare la retrocessione, e l'Inter ha pareggiato con lo Spezia, e in zona retrocessione pareggio molto molto importante del Benevento sul campo del Genoa, anche perché nessuno molla da quelle parti. Il Cagliari che ha vinto un'altra volta, il Torino che ha impattato sul campo del Bologna, in zona retrocessione molto molto interessante, avvincente la lotta che sicuramente continueremo a registrare da qui fino alla fine della stagione. Il Napoli, tocca al Napoli contro la Lazio, è una partita fondamentale anche perché potremmo considerarlo una sorta di Gran Premio della Montagna, volendo usare un gergo ciclistico. Dopo l'Inter arrivano i biancocelesti, che sono pienamente in corsa per un piazzamento Champions, Lazio che, lo ricordiamo, dovrà ancora recuperare la partita con il Torino, quindi potenzialmente potrebbe addirittura sopravanzare il Napoli in graduatoria. È per questo che la squadra di Gattuso dovrà cercare di capitalizzare al massimo l'occasione, la seconda di fila al Maradona, quindi a Fuorigrotta, nel proprio stadio. Poi il calendario potrebbe, ecco, segnare una parziale discesa, senza voler offendere nessuno, senza voler assolutamente sottovalutare nessun avversario, però il calendario prevede la trasferta di domenica sul campo del Toro, poi in casa contro il Cagliari, due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, poi ce ne saranno altre quattro che invece di fatto hanno concluso già positivamente la loro stagione, alla quale avranno poco da chiedere. Quindi tutto questo giro ci fa capire quanto importante sia la partita di questa sera contro i biancocelesti di Inzaghi, di Simone Inzaghi. Diamo il via alla nostra trasmissione, vi ricordo che rimarremo in diretta fino circa alle 19, perché poi 19.15 ci sarà il collegamento con lo studio centrale di Canale 8 per Energia Azzurra, con Salvatore Calise che è già pronto in redazione e ha declinato l'invito a partecipare, a fare anteprima di Energia Azzurra qui con noi, perché è preso tra carte, statistiche, scalette, perché sarà una serata molto molto lunga per gli amici di Energia Azzurra. 081 554 9988 per intervenire in diretta. Vi chiedo quali sono le vostre aspettative, quali le vostre sensazioni, e anche secondo voi in che modo Gattuso andrà a sciogliere i ballottaggi di formazione dei quali vi parlavamo anche ieri. Viviamo questo Linea Calcio in apertura con Arturo Minervini. Ciao Arthur, ben trovato. Allora, le ultime che ti risultano, quantomeno noi ci porteremo fin sotto Energia Azzurra e non ce la faremo a dare le formazioni ufficiali, però quali sono le ultime che trapelano da Castelvolturno? La più interessante è quella che riguarda il ballottaggio a destra, Steve, perché da quello che sta filtrando, Politano avrebbe scavalcato Lozano nella lotta ad una maglia da titolare. È un po' sorpresa, devo dire la verità, perché questa sera, anche in virtù del fatto che Lozano fosse squalificato nella sfida con l'Inter, quindi totalmente riposato rispetto a Politano, ci aspettavamo un messicano titolare. Invece evidentemente Gattuso resta legato a quello che è un sistema di gioco che negli ultimi due mesi, senza Lozano, perché lo ricordiamo, Lozano nei fatti poi si è fermato il 13 febbraio nella sfida al Maradona con la Juve, e da allora praticamente Politano è stato sempre titolare, credo sicuramente Lozano è stato titolare nell'unica sconfitta del Napoli in questo periodo, a Torino, proprio sul campo, esatto, sul campo della Juve. Evidentemente Gattuso crede che in questo momento Politano gli dia maggiori equilibri. Posso pensare, Silver, che questa scelta nasca anche dal fatto che manchi Demme, quindi forse il voler cambiare il meno possibile, sì, una struttura che in questo momento è risultata molto affidabile. Ti do anche un'altra chiave di lettura, potrebbe esserci un'altra chiave di lettura, il fatto che hanno caratteristiche diverse Politano e Lozano. La tua interpretazione secondo me è giustissima. Manca Demme, ci sarà Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Politano è uno che ripiega più naturalmente rispetto a Lozano, che lo fa, per carità, non potrebbe non farlo, anche perché quando è in campo Gattuso lo martella.
Lo fa con maggiore fatica, con maggiore forzatura, proprio tattica per caratteristiche rispetto a quelle che invece sono quasi naturali di Politano, che abbiamo visto partecipare contro l'Inter, in maniera praticamente costante, continua in quella zona di campo. Sì, ma Staremo. le altre due chiavi, Vai, vai, vai. scusa, sono due Vai. chiavi di lettura proprio tattiche, perché la Lazio gioca 3-5-2, quindi da un lato forse c'è la volontà di dare anche più densità, no? Al reparto centrale con Politano che arretra maggiormente, dall'altra però Lozano forse ti garantiva di aprirla un po' quella difesa, perché lui è molto bravo ad attaccare sul fondo, ecco, forse proprio per questo Politano dovrà essere bravo oggi a fare non solo il lavoro solito, ovvero quello di rientrare sul sinistro per cercare il centro del campo, ma dovrà dare anche un po' di profondità, quindi dovrà essere molto bravo ad attaccare anche il fondo per allargare una difesa molto chiusa come quella della Lazio. Giusto, altri temi, prima poi di andare al telefono perché lasceremo battuta libera ai nostri telespettatori con la solita preghiera. Ragazzi, l'ho chiesto ieri, lo ripeto oggi, cerchiamo di alternare anche le voci al telefono. Chi sa di essere intervenuto ieri piuttosto che l'altro ieri, lasci spazio ad altri che invece proprio non riescono a sfondare il muro di linea calcio, perché probabilmente più lenti nel digitare il numero rispetto ai fenomeni del telefono. E, detto questo, sai Arthur che Seferin non le manda a dire, perché continua, neanche Come tanto. gravina, Silver? Mamma mia, mamma mia. Ieri ne avevamo parlato, siamo stati pessimi profeti, ci aspettavamo una presa di posizione forte, invece dopo mezz'ora sono uscite quelle parole ridicole Ma di gravina. perché noi viviamo sempre di speranza, cioè noi crediamo sempre che le cose possano cambiare e possano succedere, ahi noi, erroneamente. Però due scenari molto diversi, perché per Gravina, che come anticipavi, ieri diceva non si può sanzionare un'idea. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Altro che idea, lì c'era un contratto bello e buono, lì c'era una pagina social, no, un sito internet già pronto, lì c'erano comunicati prestampati che poi sono usciti all'unisono, lì c'era un accordo già sottoscritto con la JP Morgan che ha subito anche delle conseguenze nella gerarchia delle grandi banche mondiali, perché il riverbero è stato tutt'altro che positivo e esaltante anche per JP Morgan. Come si può dire che si trattava soltanto di un'idea non partorita, evidentemente, non partorita per incapacità, per impossibilità, perché ci sono stati dei freni che se non ci fossero stati, hai voglia che sarebbe stata partorita la Superlega? Ma scherzi, sì, probabilmente senza Boris Johnson, la presa di posizione durissima arrivata dal Regno Unito, io credo che oggi staremmo ancora parlando di questo progetto che in realtà era nato e mi fa sorridere pensare che questi personaggi che poi avevano architettato il tutto sono gli stessi che molto probabilmente hanno lavorato all'interno del nostro campionato alla questione fondi, alla questione diritti TV. Secondo te, Silver, l'hanno fatto in maniera trasparente, pulita, o c'è qualcosa di marcio, altro che idee? Qui c'è un comportamento che può aver portato a prendere delle decisioni che hanno penalizzato in maniera importante gli altri club sulla questione fondi e sulla questione diritti TV. Perché se io Agnelli o io Marotta so che in realtà nei miei piani, nei miei progetti, non nei piani, in quello che io sono sicuro che vorrò fare in estate c'è la Superlega, probabilmente nella questione dei diritti TV dico va bene, non sono così aggressivo perché so che poi mi arriveranno, parlo chiaramente dei diritti TV legati al campionato, so che poi mi arriveranno invece in relazione alla Superlega tanti più soldi, quindi altro che idee, qui si parla di tutt'altro, sì, qui si parla di qualcosa che meriterebbe la radiazione, secondo me, di questi personaggi dallo scenario calcistico italiano. Vabbè, però una linea assunta e intrapresa almeno in Italia, dove però non si disdegna l'idea di qualcuno di poter perseguire finalmente la linea di una salary cap, perché ragazzi, diciamolo ancora una volta, tu si è arrivati a questo punto per mancata vigilanza da parte dell'UEFA, cioè Seferin fa bene a prendersela con Agnelli perché ha subito un tradimento sotto gli occhi da una persona con la quale ha condivideva un impegno, un ruolo istituzionale, ma anche
addirittura familiare, eh? Quindi ci sta tutta la delusione e la rabbia di Seferin dal punto di vista umano innanzitutto. Però ragazzi, anche l'UEFA ha fatto finta di non vedere, non ha operato in termini di controllo laddove i club continuavano ad indebitarsi oltre modo, oltre misura, fino poi al collasso. Perché, Arturo, diciamolo chiaramente, la Superlega che cos'è? Sì, è l'idea che nasce dal collasso, dal collasso avvenuto. Ma poi io continuo a sentire questi club dire se non si fa la Superlega il calcio muore. Anche oggi il presidente del Barcellona alla porta è tornato sul tema dicendo che la Superlega è quasi una necessità. Ma queste squadre non possono abbassare il loro monte ingaggi. Ma chi dice al Barcellona che deve prendere i giocatori e dargli 20 milioni di euro? Lo farà chi può farlo, se può farlo, come può farlo, quando può farlo. Chi non può farlo, perché in questi anni ha bruciato miliardi, non milioni, miliardi di euro, ci rinunci, ci rinunci. Margini, Ci rinunci. D'altronde c'è un esempio in Europa di virtuosismo assoluto e anche di vittorie, che risponde al nome del Bayern Monaco. Quindi si può, questa è dimostrazione del fatto che si può fare attraverso le conoscenze, attraverso la sana gestione, si può fare. Poi, se purtroppo a imperare, caro Arturo, è quel motto vincere a tutti i costi, vincere, 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 vuol dire che si prova a fare qualsiasi cosa, anche poco lecita, per vincere, e poi dopo ognuno si assume le sue responsabilità. Sono sempre sì, però... Per oggi... Sì, prego, prego. No, oggi, su quello che dicevi tu, oggi è un giorno... molto triste, perché invece sulla questione vincere ne fa anche una questione etica e di come si raggiunge la vittoria. Oggi è il 22 aprile, sono 3 anni da quel dominio assoluto del Napoli sul campo della Juve, in una serata che resterà comunque nella storia, credo per tanti motivi, Silver, sul piano tattico, sul piano tecnico, sul piano... dell'attesa di come tutta la città era arrivata a quella sfida. Silver, io ricordo scene bellissime di sport vero, di una passione incredibile, irrefrenabile, poi la gioia per il gol di Koulibaly che arriva alla fine di una gara che in realtà poi il Napoli ha meritato. Benatia bravo, farà outing dicendo non siamo usciti mai dalla nostra area di rigore. Io credo che quello sia il manifesto più bello di quel Napoli, al di là poi di quello che ha fatto Sarri dopo, delle polemiche e di tutto il resto, però quello credo che sia il marchio su uno scudetto che il Napoli avrebbe non meritato di più. Sai che ti dico, lo dicevo ad un amico poco fa al telefono, caspita, tutto è incominciato proprio quel 22 aprile. Esatto. Tutto è incominciato esatto. quando prendeva corpo quell'idea folle di Maurizio Sarri che si potesse attraverso l'idea e attraverso il gioco sovvertire le gerarchie imposte dai soldi e dal potere. È cominciato tutto lì, tutto lì. Per fortuna, dico io, Koulibaly ha segnato allo scadere, altrimenti sai, avesse segnato prima, cosa avremmo dovuto vedere? Vabbè, ci ha pensato poi Benatia a ricordarci che quella sera la Juventus non riuscì mai a mettere il muso fuori dalla propria metà campo. Incredibile, che dimostrazione straordinaria di forza. E anche l'altra, poi, che straordinaria dimostrazione di forza da parte del palazzo, del potere. È arrivata poi la risposta. Per annientare chi meritava di vincere. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì, Carmine! Sono Carmine, ciao Silver, ciao Arturo! Ciao Carmine! Ciao Carmine! Mi ascolti, Silver? Sì! Io ho comprato una squadretta, no? Voglio fare parte anche della Superliga. Posso entrare? Certo. Che c'è una battuta, però, posso entrare la Superliga? Certo, certo, Carmine, perché no? Ah, perché qua è una cosa comune, no? Non è che diciamo così, c'è sta un divieto, tu non puoi entrare, è giusto, no? Siamo liberi. Boh, adesso si spiega che il presidente del Real Madrid disse, quando è salito un'altra volta per la quarta volta, dopo 4 anni per fare il presidente, e ha detto, io vi compro Neymar e Mbappé. E sotto dove vengo? Che loro sapevano, cioè, che doveva fare la Superlega. Adesso cosa farà questo signore? C'hanno un sacco di debito, la cosa so, che cosa sta fare? Controllava solo il Napoli, la Fiorentina, la Lazio. Impazzisco per Carmine.
Non lo so. Allora, qui ci vuole le leggi ferreo. Questo hanno sbagliato, Silvestre, hanno sbagliato questi signori. O non devono partecipare alla Champions League per 5 anni. Per 5 anni. O altrimenti penalizzazione di 20 punti. Tutti 10 squadre, 12 squadre. Sì. Un pallotto andava bene, no? 3 miliardi e mezzo di euro, facendo 300 milioni, però si accusano un poco. Ma perché? Non ho capito. Non lo so. Perché non ci abbiamo la federazione, la Lega. Mo quelle che, a parte l'Italia, non ci c'è, perché l'Italia non farà mai niente. Io mi appello a Scefari, il presidente dell'UEFA, ci deve dare una stangata fortissima. Questo la deve finire, questo gioca sulla nostra pelle. Io mi compro la pezzi tipo, paghi i soldi e poi questo ci fece. Hai ragione, caro. Gli hanno detto il nonno che se da Ronaldo 20 milioni, quella 30 milioni, e portare gli debiti, si togliono di mezzo. Allora stanno questi soldi e poi, giusto, cioè, beh, io come allora a 70 anni, mi ricordo pure quando lì a Frate Maggiore, ti ricordi, dottor Crispini? Come non mi ricordo, al grande dottor Crispino, grande io sono di Frate, però abito a Crispano, vedi vicino. Però sei frattese. Sono frattese al 100% e abito a Crispano 1 chilometro. Sei grande. Come devi dare una risposta a tutto questo? Ti rispondiamo, Carmine. Ti rispondiamo e ti vogliamo bene. Ciao Carmine. Ciao, arrivederci, ciao Arturo, ciao Silvestro. Ciao Carmine. Carmine è un grande, io lo adoro, il leone di Crispano. Ti piace questa etichetta? È un combattente. Ha tirato fuori 2 o 3 interpretazioni strepitose, anche del nostro vocabolario, della nostra lingua. Però ha perfettamente ragione. Mi piace perché, Carmine, Arturo, perché immagino che lui ascolti tantissimi opinionisti, legga tantissime cose, poi mette tutto insieme. Sì. E legge bene, però. Alla fine... Il calcio è Carmine. Io preferisco il calcio di Carmine al calcio dei salottisti, degli aristocratici che vorrebbero un calcio solo per pochi. Il calcio, anzi, è proprio di tutti gli altri che sono fuori dai salotti, come Carmine, non di certi personaggi finti intellettuali. Bravissimo, bravissimo, sono d'accordo. Comunque, Carmine, che ti dobbiamo dire? Che hai ragione, che Seferin ha lasciato intendere che i secessionisti mancati si assumeranno le responsabilità, le proprie responsabilità e anche le conseguenze che potrebbero subire dal loro atteggiamento. In Italia lascia ogni speranza, Carmine, tu che entri nel calcio italico, perché ci pensavo ancora una volta questa mattina, non succederà niente, alla fine vedrai, non succederà niente, sebbene l'atteggiamento e la linea assunta da Juventus in testa, Inter e Milan, secondo me è stato qualcosa di estremamente grave. Poi ieri apprendere da una persona come Paolo Maldini, Arturo, che lui non sapeva niente, e ti dico, io ci credo a quello che dice Maldini, ti fa capire un po' la dimensione di dove erano i tavoli di questa trattativa molto, 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 molto segreta, molto, molto, molto nascosta, talmente nascosta da sfuggire anche ai dirigenti, ad alti dirigenti di quei club, di quegli stessi club, hai capito? Cioè, però Silver, l'unico risvolto, secondo me, interessante, proprio sul piano quasi sociale della vicenda, è quello che si è poi sviluppato già ieri a San Siro, secondo me, perché credo che ieri il Sassuolo abbia giocato con una motivazione in più contro il Milan. Non so se tu hai colto questo aspetto, il fatto che De Zerbi alla vigilia dica contro quelli lì non ci vorrei nemmeno giocare, perché si è sentito ferito da uomo che ama il calcio, vive di calcio, si nutre di calcio, e poi va su quel campo e li batte con un ragazzino del 2000, secondo me è un grande segnale, una grande risposta nel nostro campionato. Lo Spezia che la sera ferma l'Inter, vuol dire che poi il calcio non è prevedibile, non può essere chiuso in una gabbia dorata. Il calcio è fatto di idee, di squadre che si organizzano per provare a raggiungere un risultato che va oltre
quelle che sono le aspettative, è quello che ci emoziona più di tutto il resto, Silvia, perché se ieri il Milan batte il Sassuolo 2-0, chi se ne frega? Purtroppo il calcio nasce per sorprenderci, non per darci sempre le stesse conferme, perché se vincono, poi alla lunga vinceranno sempre le stesse, come Agnelli dice, alla fine sono 80 anni che vinciamo noi. Dobbiamo capire poi come. Bravo. Sono 80 anni che vincete voi. In Italia. Però noi ci lasciamo, in Italia, esatto. Ci lasciamo però coinvolgere dal racconto emozionante di queste squadre che stanno a sorprenderci. Dobbiamo fermarci, break pubblicitario, poi ripartiremo lasciando ancora più spazio alle vostre voci. E... ragazzi, c'è Napoli-Lazio alle 20.45 e qui a Canale 8 si comincerà a parlarne con tutti i crismi dalle 19.15 con il nostro studio fortissimo guidato da quel Calise, caro Arturo, che ha declinato l'invito a partecipare però per 5 minuti Calise, qui in linea calcio. Calise è prontissimo perché l'ho visto sui social in versione Secciator dopo il Matador. E quindi dalle 18.30 sono convinto che partirà con Roma-Atalanta, magari buttando un po' d'occhio in casa bergamasca. Pubblicità. Eccoci, rientriamo in diretta, sono le 17.52 minuti, stiamo facendo un linea calcio da apripista per Energia Azzurra e per vivere tutte le emozioni qui su Canale 8, le emozioni di Napoli-Lazio, sfida con obiettivo Champions. Quante emozioni nei ricordi di quello che accadeva 3 anni fa. Cosa facevate 3 anni fa, alla fine, nei minuti conclusivi di Juventus-Napoli? Cosa ricordate di quella testata, di quella zuccata al potere? Conferma di Kalidou Koulibaly. Leggo cosa scrive Ersilio, grazie ragazzi, cioè ripropone insomma da Facebook le emozioni di quella sera. Grazie ragazzi, Kalidou, uomo immenso, Napoli 1926, fu una gioia incredibile, la sensazione davvero che si potesse vincere lo scudetto, perché il Napoli era la squadra più forte del campionato, diciamo. Al telefono c'è Francesco, pronto? Pronto? Sì. Allora, io volevo prima di tutto salutare a tutta l'organizzazione. Sì. Poi volevo dire questo. Purtroppo noi siamo nella nazione italiana e quello che succederà in Italia, come già il presidente della Federazione Calcio ha detto, non succede nulla, perché purtroppo i potenti sono sempre quelle squadre. Uno. Invece la Federazione Europea dovrà fare una cosa: tutte le squadre che avevano aderito a questa Superlega dovrebbero essere non solo multate, ma anche per 5 anni non potrebbero partecipare alla Champions. Se per voi va bene questo, a me va bene. Francesco, ti rispondiamo, grazie. Prego. Grazie, ciao Francesco, c'è Arturo Minervini sempre con noi. Leggo un po' di messaggi, quello di Luciano, del caro amico Luciano Ferraro, sempre per carità, non è un contraddittorio alle sue parole, ma solo i miei sospetti. Nella nostra Lega tutti sapevano tutto, scrive Luciano, e di questo ce ne dà dimostrazione la dichiarazione ufficiale di Gravina, alla fine un tentato golpe mascherato come nulla di concreto. In che mani sta il nostro calcio? Anche tu pensi, Arturo, che tutti sapessero tutto? No, io credo che ci fosse la percezione che qualcosa, no, bollisse in pentola, però nessuno, penso davvero nessuno, e ci credo a questo, pensasse che lo status di questo progetto fosse così avanzato, Silver, perché addirittura un comunicato congiunto di notte, quasi mi è sembrata una cosa anche furtiva, no? Proprio per l'orario in cui è stato comunicato questo progetto, senza una conferenza stampa, senza un annuncio prima, all'improvviso è uscito fuori questo comunicato e poi tutti si sono accodati. Credo. Però scusami Arthur se ti interrompo, la logica poteva essere quella di anticipare la presentazione ufficiale da parte della UEFA dei nuovi format, della Super Champions. Cioè alla fine, e secondo me questa corsa,
questa corsa senza fondamenta, senza basi solide, ha finito per bruciare esatto. anche altri che avrebbero potuto magari accodarsi o sostenere l'idea della Superlega. Ma anche proprio la struttura della Superlega stessa, perché se tu evidentemente hai raccolto dei consensi, ma questi consensi poi non erano ragionati, non erano forti, non erano motivati da una spinta che potesse poi reggere all'urto mediatico che inevitabilmente si sarebbe abbattuto su questo annuncio, ecco, poi il progetto si è sgretolato, perché alla fine poi una volta che sono andate via le squadre inglesi si è rimasta da sola. Infatti Šeferin credo che sia stato autore di una delle battute più divertenti sul tema, quando dice ho letto il programma delle gare della Superlega, praticamente ogni giorno giocano Juve Real Madrid contro. Credo che Šeferin sia stato molto brillante in questa uscita. Guarda che alla fine Šeferin si è divertito, eh? Cioè alla fine... Sì, alla fine è quello che ne esce meglio, Silver. Dopo aver consegnato del traditore, del bugiardo, eh? Cioè dopo aver contribuito a livello internazionale a svelare un po' di cose, svelare l'immagine, quello che già un po' molti si aspettavano, perché io credo che poi anche in casa Juve le riflessioni su Conte, su Agnelli siano molto profonde in queste ore, in questi giorni, perché per un club che poi dell'etichetta fa il suo vessillo più alto, che ha di fatto trattato Maurizio Sarri come uno scappato di casa solo perché non rispondeva forse a certi criteri, no? nel linguaggio e neanche nel modo di porsi a quelli che sono gli stereotipi juventini, e poi ti trovi un presidente che in 4 mesi viene coinvolto in maniera indiretta sul caso Suarez. Ma è chiaro che Suarez lo voleva la Juve, non lo voleva mio nonno a giocare al campetto di periferia, quindi è chiaro che la Juve fosse coinvolta. No, ho letto cose assurde, peraltro, i commenti del giorno dopo di tifosi che urlano chiedete scusa a Paratici. Ma dico io, ma veramente siamo il paese di quelli che amano farsi prendere in giro? Ma scusate, l'avvocato, l'avvocatessa Turco, istigatrice morale di questa truffa, perché è una truffa a tutti gli effetti, no? Ma l'avvocatessa Turco doveva essere innamorata di Suarez. Lo voleva forse per la squadra di calcetto il mercoledì sera. O lo voleva portare con sé a casa, se lo metteva poi come icona sul comodino. Cioè, ma davvero siamo così... Vogliamo essere così ingenui? E allora è giusto che ci prendano in giro a tutte le latitudini del globo. Ragazzi, vabbè, andiamo al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Sì. Sono Mariella da Sorrento. Ah, che buonasera, piacere. Silver. Buonasera Mariella. Noi ci conosciamo, eravamo seduti allo stesso tavolo a Dimaro. Ah sì, sì, sì. Non so se ti ricordi. Come no, che piacere. Ok, niente, io due cose. La ricordo prima... anche suo marito. Esatto. Salute. Allora, la prima cosa, dissento dal fatto che Maldini e Marotta possano non aver saputo nulla di quello che stava succedendo. E poi io li farei andare in Champions, con i soldi della Champions dovrebbero ripianare parte dei loro debiti, ma per 2 anni sospenderei acquisto e vendite, finite le plusvalenze. Potrebbe anche essere una soluzione, visto certo. che non si può punire un'idea, e allora puniamo i debiti. Ma vede Mariella, ieri ne parlavamo con Arturo, alla fine gli strumenti per rimettere a posto le cose ci sarebbero. Innanzitutto facciamo una riflessione, Arthur, se qui diciamo la Juventus quanto è introita annualmente, tenendo in considerazione che oggi il buco è di 700 milioni, il fatto con le plusvalenze introitano quello che vogliono. Sì, però il problema qual è? Che comunque per quanto mettano in cassa non riuscirebbero, non riescono. Le spese ormai hanno toccato un punto
probabilmente incolmabile. Ma ragazzi, se ci sono 60 miliardi lordi, 60 milioni di euro lordi soltanto per Cristiano Ronaldo, no? È chiaramente una situazione insostenibile. Poi penso, ma guarda un po', vedi, dovesse la Juventus fallire la qualificazione in Champions League, cosa assolutamente impossibile, impensabile, perché in un modo o in un altro il posto Champions lo prendono. E allora lì sarebbero costretti a vendere tutti. Sarebbero costretti comunque a... col Barcellona lo fecero, Silver, di bloccargli il mercato. Sì, 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 certo, certo. Sarebbe una cosa molto ma sarebbe una soluzione auspicabile, così come sarebbe auspicabile che la Consob si interrogasse su alcuni esercizi poco chiari, va? Mettiamo così, ai quali si è fatto ricorso in questi anni. Ma io non parlo solo della Juve. Ma certo, certo. Perché anche le milanesi ci sono dentro. Assolutamente sì. Mariella okay. Dice una cosa, secondo me, molto corretta. E io ho una mia idea su questo. Bisognerebbe vietare che un club possa acquistare 150-200 cartellini di calciatori. Io credo che tutto parta poi da lì. È chiaro. Perché e lì si va a dopare il sistema economico, ma anche quello sportivo. Abbiamo detto tante volte, se io sono di proprietà di un altro e sto qui in prestito, io non do probabilmente l'anima contro una squadra che poi detiene il mio cartellino e che decide il mio destino lavorativo e sportivo. Vabbè, ti smentisce Rugani, però ti smentisce chiaramente Rugani. Ecco, appunto, Rugani conferma la perfezione quello che dico, e poi facciamo le seconde squadre per far crescere i giovani. Diamo invece un nuovo slancio a questo modello del calcio. Tu vuoi crescere dei giocatori, ne vuoi più di quelli che ti servono, quelli che non ti servono li mandi nella tua squadra B a farsi le ossa, e quindi devono essere necessariamente dei giovani. Io credo che così si dà un nuovo impulso a questo sistema, che è veramente ormai alla canna del gas, come dicevi tu prima. Praticamente hanno stravisato quello che era il progetto di De Laurentiis, portandolo solo a loro favore. Sì, sì, di fatto sì. Ma l'idea Mariella, di De Laurentiis era ben diversa da questa. Mariella e Arturo, volete sapere cosa mi è capitato tra le tante cose di pensare ieri mattina? Ho pensato questo, pensavo questo mentre pedalavo. Ma se De Laurentiis avesse in mano la Juventus, ma non ce ne sarebbe per nessuno. non ce ne sarebbe per nessuno. De Laurentiis dà fastidio proprio perché riesce ad ottenere quei risultati con quattro soldi. Perché è un fenomeno nella gestione. Vabbè, comunque. Mariella, buonasera. Mariella, Napoli sempre. Ma Napoli-Lazio? Napoli-Lazio io pronostici non ne faccio per scaramanzia. Però, ma forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Saluti al dottore, saluti a casa. Grazie, grazie. Speriamo di rivederci a Dimaro quest'anno. Speriamo di cuore, Mariella. Grazie. Un abbraccio forte. Grazie, grazie davvero. Gran piacere quando poi si risentono persone con le quali si è trascorso del tempo, si è trascorso ore piacevoli, quando ancora la pandemia non c'era, quando ancora si faceva fatica a capire quanto preziosa fosse la normalità. Arthur. Sta diventando un ricordo così lontano, purtroppo, perché poi passano giorni, settimane, mesi, e sembra davvero quasi questa nuova realtà, la realtà unica che abbiamo, quindi... momento bello e brutto, no? Perché come dice Dante Alighieri, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Ecco, speriamo davvero di ritornare semplicemente a vivere, a emozionarci per le cose che ci piacciono e farlo insieme dal vivo, toccandoci. È vero, novello Dante. Ecco, quest'anno è l'anno di Dante, no? Certo. Possiamo andare al telefono? No, non ancora, ci stiamo sistemando il telespettatore che è in linea. Arthur, sai che è molto interessante la lotta per non retrocedere? Come la vedi? Molto, molto interessante. Oggi leggevo qualche collega da Firenze, Silver, un po' disperato per la vittoria del Cagliari ad Udine, perché io adesso non ce l'ho sott'occhio, non l'ho visto, però mi dicevano di un calendario molto duro per la Fiorentina. Quindi occhio anche alla Fiorentina, qualcuno poi
parlava di biscottone un po' tra Udinese e Cagliari, sempre da Firenze. C'era grande delusione perché con la vittoria lì riapre davvero i giochi e molti club devono avere paura. E in chiave anche Napoli un po' si complica perché, come dicevi tu, Torino e Cagliari adesso giocheranno alla morte contro il Napoli, però è una lotta molto interessante. E Silvio, fammi sottolineare ancora una volta il grande, grandissimo lavoro di Vincenzo Italiano con lo Spezia. Sì, perché ieri, sì, al di là poi della fortuna di qualche episodio che chiaramente ti deve girare a favore, perché di fronte a una corazzata e lo Spezia, Silvio, credo che senza timore di smentita sia per distacco la squadra peggiore del nostro campionato per valori, per risorse, per lunghezza anche dell'organico. Una squadra che onestamente non è da Serie A probabilmente, però ha un'organizzazione così forte. E ieri, Silver, vedere che fino al 90esimo quella squadra stava così alta e ha messo in fuorigioco 4 volte negli ultimi 10 minuti l'Inter, avendo il coraggio di giocare sempre il proprio calcio, mi è piaciuto davvero tanto. Quindi bravo, bravo Italiano. E io personalmente, ecco, faccio un po' di tifo per il Benevento prima di tutto in questa lotta salvezza, e poi vorrei che lo Spezia ci salvasse. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera ragazzi, complimenti sempre. Io non telefono spessissimo perché per me è piacevole anche ascoltarlo. Grande Massimo, come va Massimo? Bene, bene, bene. Ovviamente io non rimango né attonito né basito rispetto a tutto quello che sta succedendo, perché faccio delle similitudini rispetto a, diciamo, alla vita di ogni giorno. Considera la colma della questa azienda bancaria, questa finanziaria, è stata responsabile, corresponsabile della cartolarizzazione, diciamo, dei debiti che poi dopo praticamente hanno portato ai subprime, che significa sotto i primi, quelle che in effetti erano, diciamo, c'è stata una speculazione finanziaria esponenziale su questa cartolarizzazione, e praticamente poi crollò nel 2008, successe tutto quello che succedeva. Ora, questa azienda è una che ha prestato i soldi a queste grandi, come si chiama, società, che praticamente hanno tentato di fare. No, si accingeva a prestare i soldi. No, alcune società già avevano chiesto dei prestiti a questa azienda, e poi praticamente, come fanno i camorristi, non so se io dico, io ho un negozio, tu ti devi comprare questi, viene il rappresentante, che fosse un rappresentante di calciatore, no? Sì. Il rappresentante dice, tu devi comprare devi comprare tutte le taglie di questi pantaloni. Ne devi comprare almeno 300, perché se no io non ti fornisco, allora io li compro e quindi mi devo indebitare, e mi indebito con la banca e quindi poi la banca dopo un po' di tempo vuole questi soldi. Io che vado dal camorrista e dico, senti, io sto in guerra, che le do per questi soldi? A un certo punto dice, senti, allora facciamo una cosa, ti presto altri soldi e tu fai una società con altre persone che io controllo, e praticamente poi mi prendo tutto l'affare. In effetti questo è successo con questo, il tentativo di questo fra virgolette colpo, erano tutte società iper indebitate, certo, e dovevano risolvere facendo questo. Allora, il problema... Quindi scusa Massimo, quindi è una boutade quanto dice il presidente della FIGC Gravina, che non si può sanzionare un'idea, perché si era ben oltre l'idea. Ma lui sta dentro, lui l'idea. Okay. E lui sta dentro a questo giochetto, perché se no non ti spiego come la Juve vince 10-11 scudetti di seguito. Scodelle. E sappiamo come stai dicendo. Cioè noi ormai c'è, cioè, 10-11 scodelle di fila. Ah? No, dicevi bene, 10-11 scodelle di fila. Capito? No? Cioè, noi capito che io non so se, io saluto al grande Arturo, che voi siete simpaticissimi proprio a prescindere, anche se non, su molte cose ho delle riflessioni da fare. Non so se ti ricordi, Arturo, la prima telefonata che feci, e beccai proprio te, e cioè parlammo sul fatto della questione dei calciatori che si erano ribellati, e io appoggiavo i calciatori, e tu dicevi, ma come, no, ci fu questa cosa, che poi io, erroneamente, preso dalla, dissi, vabbè, ma tu sei aggressivo, non so se ti ricordi.
Sì, certo. Vabbè, ovviamente tu non sei aggressivo, era solo era un modo per discutere. Massimo, sono un passionale, non sono un... Sì, ma me ne vedo pure io, ovviamente. E, allora, il problema... No, ragazzi, però sono molto curioso di sentire le cose sulle quali vorresti fare delle riflessioni. Allora, la riflessione è questa. I calciatori sono delle piccole aziende, come se fossero delle partite IVA, che vengono, che dove ci sta il caporale, che sono i vari manager di calciatori, che ti vendono il calciatore e devono guadagnare. Il caporale è quello là che accompagna i lavoratori immigrati a lavorare nei campi, dove la grande azienda dice: tu mi devi dare i pomodori a 400, a 4 euro, a 40 centesimi al barattolo. Io, piccolo imprenditore, devo per forza prendere i lavoratori immigrati, perché se no non ci esco, perché io sono indebitato pure con le banche che mi hanno dato i soldi per mettere le attrezzature, gli anticrittocamici, i diserbanti, i desseccanti, i defoglianti, i concimi chimici per fare quelle cose. Quindi praticamente io sono costretto, e il caporale praticamente... Allora, noi ci troviamo a livello più grande con questi calciatori che vengono venduti alle aziende. La Juventus, che c'ha migliaia, cioè c'ha centinaia di calciatori in giro, e gestisce con contratti, dicono quelli che parlano bene in Leonini, il sistema. Ma noi ci rendiamo conto che la FIFA, la FIGC, cioè tutti praticamente sanno tutto e non parlano. Poi si scandalizzano quando succede quello che è naturale. All'interno di questa logica folle è naturale quello che ha tentato di fare questo personaggio che si chiama Agnelli, che viene da una famiglia, c'è un libro meraviglioso, va bene, ma non voglio discutere, non voglio dire queste cose perché affinché mi denuncia. Allora, noi ci troviamo... No, però dacci solo il libro. Non me lo ricordo il titolo, è un libro dove si spiega come Agnelli, il primo Agnelli, diciamo, tant'è vero poi Giolitti fu... Dicevano che Giolitti era il ministro della mafia. Giolitti lo abbiamo anche noi qui. E quindi praticamente si scoprì, anzi ci fu un'indagine dove praticamente il padre di Agnelli, di Gianni Agnelli, era socio, era uno che si interessava sostanzialmente di vestiario praticamente, e fece fuori il socio. E poi presero questa azienda, e c'è questo libro che dove praticamente è descritto perfettamente come praticamente quell'azienda è nata sul fatto, sostanzialmente su una cosa molto losca, ed ha funzionato proprio perché è entrata nella prima guerra mondiale e riusciva a fornire i motori per la campagna, certo, diciamo, neocolonialista dell'Italia, no? Che voleva avere Massimo, come al solito, la pubblicità. Quindi allora io vai in estrema vi ringrazio di esistere, nel senso che siete stati capaci di fare una trasmissione meravigliosa. Poi una cosa solo ti voglio chiedere: ma che significa la canzone? Posso fare una critica soltanto velocissima? Certo. Ma perché non, la sigla della vostra trasmissione is like Slim Switch, che diciamo che poi non capisco che cos'è, è come un sottile cambiamento, significa like Slim. Però la prima parola io non la riesco a capire. Ma perché non mettete un pezzo, diciamo, di pezzi di questi giovani talenti che stanno in Campania, a Napoli, che fanno delle cose meravigliose? Avanzerò la tua richiesta all'editore che direttamente... Se volete, siccome io ne capisco un poco di musica, se volete vi mando dei pezzi di giovani compositori napoletani di altissimo livello. Va bene, Massimo, li aspettiamo, mettiti d'accordo con la regia. Come si dice, affacciami sotto i piedi. Sei spettacolare. Ti potete anche muovere. Sei spettacolare, ciao Massimo, grazie per ciao, l'attenzione. Massimo. Vabbè, allora, abbiamo la pubblicità, di rientro ti tengo ancora un paio di minuti, dopodiché ti darai il cambio con Paolo Trapani. Caro Arturo, ci avviciniamo intanto a Napoli-Lazio. Sai che stanno scrivendo alla mia proposta, cosa facevate mentre 3 anni fa si giocava Juventus-Napoli e Kalidou Koulibaly prendeva a testate il potere? Vi ricordate cosa facevate? Io mi ricordo, ero sul divano, però ero seduto sul divano,
poi mi ritrovai alle spalle del televisore dopo il gol di Koulibaly. Una cosa immensa, perché finalmente vedevi che il merito raccoglieva. Io credo che quello è uno dei pochi casi, Silver, in cui devi necessariamente accompagnare al momento emotivo il momento fisico. Io penso che nessuno di noi sia rimasto immobile dopo quel gol. C'era proprio la necessità di tirare fuori quella che era la soddisfazione, perché come dicevi tu, quello è quasi l'ultima strofa di una poesia meravigliosa, no? Poi quello che è venuto dopo, lasciamo perdere, ha guastato il sapore, no, di questa apostrofo rosa che il Napoli ha scritto a Torino, però quello resta un momento incredibile. Indicazione per la regia, sai cosa mi ricordo, Arthur? Poi andiamo in pubblicità, mi ricordo una scena di una esultanza folle di gruppo in una sala scommesse. Forse te lo ricordi, sì, anche tu. Certo. I tifosi del Napoli. Se riusciamo a trovarla da YouTube, vorrei riproporla dopo la pubblicità. Mi attivo anch'io. Perché fu una follia di massa, una follia generalizzata, nel momento in cui, immagino, ci fossero in quella sala anche quelli che avevano giocato il 2. Esatto, quello è chiaro, perché quello è il doppio godimento, no? Doppio godimento. Pubblicità. Come direbbe Pieri Calà, libidine con i fiocchi. È vero. Pubblicità, poi torniamo. Rieccoci in diretta, 18:20, resteremo in onda ancora una quarantina di minuti per anticipare Energia Azzurra e tutto ciò che andrà a caratterizzare Napoli-Lazio di questa sera. Ettore, Arturo, senti Ettore cosa scrive. Io ero a Roma, a casa di amici, zona Prati, non lo dimenticherò mai, avevano una cagnolina piccola ma ferrigna, non potevi avvicinarti perché ti aggrediva, segna Koulibaly, in questo caso non in principio, ma alla fine era il caos e il cane è sparito sotto il divano. Andando via, i romani degli altri appartamenti urlavano: oh, ci avete fatto il gol a quelli lì. Questo è il ricordo di Ettore, che bei momenti, aggiunge Giuseppe Di Palma. Il grande Peppe scrive: quella sera mi uscì quasi l'anima dal petto, sentivo che la revolution stava per compiersi, il calcio sarà del popolo quando il caposaldo non sarà più il dio denaro, UEFA e FIFA non sono diverse dalla sporca dozzina della Superlega, stasera o si vince o siamo fuori, forza Napoli. Che ne pensi, Arthur? Rivivere quei ricordi, l'episodio della cagnolina credo sia fantastico. Su questa sera io sono d'accordo, perché ne parlavo oggi con l'amico in comune Michele Sibilla. Grande Michele. Il pareggio con l'Inter avrà una dimensione rispetto a quello che è il risultato di questa sera, perché se vinci stasera diventa ottimo anche il pareggio con l'Inter, perché vuol dire aver fatto 4 punti in questo miniciclo con 2 avversarie temibilissime. Se stasera non vinci, Silver, avrai davvero tanti rimpianti se poi non dovessi centrare l'obiettivo. Secondo me, per la prima volta negli ultimi 2 o 3 mesi, il Napoli è diventato assolutamente padrone del proprio destino. Perché se stasera vince, vai a -1 dal Milan. Io credo che se poi fai il tuo dovere nelle restanti 6 gare che mancano, hai tantissime possibilità di andare in Champions. Questa è la mia visione. Se stasera non approfitti di quel passo falso clamoroso del Milan, che dovrà giocare, lo ricordiamo, in trasferta contro Lazio, Juve, Atalanta, in queste 6 gare che mancano, allora vuol dire portarsi appresso eventualmente un grossissimo rimpianto. Non ha rimpianti. Una notizia, vai. Perché mi è arrivato proprio adesso, Luis Alberto gioca, quindi a dispetto delle previsioni. Mi hanno scritto proprio da Roma, Alberto ce la fa e non sei contento, si aspetta la formazione ufficiale, ma non sei contento per niente, perché è un giocatore forte, molto forte, che il Napoli soffre spesso, non è al meglio, e questo un po' ci lascia ben sperare, però servirà un grande Napoli stasera, io mi aspetto grandi risposte e oggi punto tutto su Mertens, oggi mi aspetto un Mertens grande protagonista. Madrid dal primo minuto? Credo proprio di sì. Al telefono, pronto?
Pronto? Edoardo? Edoardo, Eddie? Edoardo da Torre del Greco, secondo me ha lasciato la cornetta lì e si è andato a fare un giro per la casa. Poi magari lo riprende il telefono. Vediamo un po'. Edoardo? No, non c'è. Va bene, Arthur, io ti ringrazio, ti saluto. Aspettiamo che il Napoli faccia una grande prestazione questa sera e magari raccolga i tre punti che sarebbero di vitale importanza alla luce dei risultati di ieri. Assolutamente, assolutamente Silver, speriamo davvero, stasera più che mai, forza Napoli. Grazie ad Arturo Minervini, ciao Arthur. Ciao Silver, a domani. Ciao, ci prepariamo a raggiungere via Skype Paolo Trapani, che è stato autore di sagaci e anche argute riflessioni in questi giorni molto molto intensi, nei quali il calcio ha provato praticamente la via dell'autodistruzione con la Superlega. Per fortuna, quei 12 lì non ci sono riusciti. A tal proposito, leggo delle dichiarazioni del Lione, del presidente del Lione Ola. Lo ricordate, no? A proposito della eterna, interminabile vicenda legata a Maxim Gonalon, questo tira e molla con il Napoli per la cessione poi non avvenuta del francese agli azzurri. Olas non le ha mandate a dire, ha commentato il modus operandi di Agnelli, dice: siamo stati raggirati da Agnelli, immensa delusione per l'uomo. Da venerdì è sparito subito dopo l'approvazione della nuova Champions. Il modo sorprende ancora più del fatto in sé. Così Olas. Io ho già pronta la mia domanda per Paolo Trapani, non appena sarà dei nostri. Sta trovando la migliore posizione nel collegamento Skype. Appena potete, amici. Eccolo qui, la Champions. Ti ho portato un regalo, Silver. Quindi anche noi l'abbiamo vinta, possiamo vantarla no, anche no. No, ti spiego, due secondi, ti spiego rapidamente. Vai. Tu sai che quando ci sono i colpi di Stato, le grandi rivoluzioni, sì. I libri di storia di scuola poi nel tempo raccontano quelli che sono i figli della rivoluzione. Noi sì. In questi giorni abbiamo gli orfani, gli orfanelli della rivoluzione mancata, che sono poi doppiamente orfanelli perché sono riusciti a perdere come tutti gli anni la Champions e poi non trovano la Superlega, quindi... Se tu sei d'accordo, io farei vedere questa Champions in miniatura. È stupendo. Farei un appello a tutti quelli che ci seguono: adottate un orfano della rivoluzione che non si è compiuta e aiutiamo gli orfanelli a trovare una casa, una famiglia. Insomma, alla fine sono tuttavia, diciamo, dei disperati che non hanno avuto quello che sognavano di avere. Tra l'altro, l'unica tifoseria, hai visto il sondaggio, no? Che era in maggioranza favorevole alla Super League, mentre tutte le altre erano straordinariamente in minoranza, contraria alla... È una tifoseria gregge, è una tifoseria... Sì, è purtroppo... Sì, lì non c'è un modo autonomo e indipendente di pensare, di provare le cose, di sentire le cose, no. Lì sai che fa... Infatti, non so se hai notato, il mondo troll era sparito per qualche ora dai social. Gli orfani, gli orfanelli. Perché? C'è il perché, caro Paolo, perché loro... Ma ormai, guarda, ne ho provata. Loro non possono esprimere un parere perché non ce l'hanno. E allora vanno a leggere le pagine social o web di partito. Hai capito? Di scuderia. L'ordine di scuderia. Si indottrinano e chiaramente sono ordini di scuderia antitetici alla realtà. Sempre il contrario di quello che succede veramente. Certo, una volta che hanno studiato e che sanno tutto per bene a memoria, sbucano e ritornano a palesarsi. Quindi, e questo è facile prevedere, accadrà da qui a qualche giorno, perché poi adesso stanno metabolizzando, diciamo... No, però sono tornati. Allora ora ascolterai. De Laurentiis non vedeva l'ora di essere invitato. De Laurentiis si era proposto. Ieri addirittura un amico, un tifoso della Juventus che è intervenuto, è riuscito, dopo aver letto, perché lo ha dichiarato in diretta, dopo aver letto Juve urrà. si è confessato e ha detto però voi non avete detto niente quando De Laurentiis ha minacciato o riportate la gente allo stadio o vi denuncio tutti. Ma che c'entra? Che c'entra? E allora tu ti rendi conto un po' di come vadano le cose. Però Paolo,
prima di fiondarci di nuovo su Napoli-Lazio, sai che ieri ho letto nella marea di messaggi intelligenti questa volta, e non troll perché identitari, quindi con faccia, nome e cognome. Dopo devo dire una cosa molto importante a proposito del mondo troll, che è estremamente pericoloso sui social. Però dopo, Antonio Minopoli faceva una considerazione tra sé e sé, poi portandola anche a noi. Diceva: ma se questi personaggi sono riusciti a tirar fuori un vero e proprio golpe secessionista in silenzio, sotto traccia, come veri e propri moti carbonari, senza che nessuno sapesse o facesse niente, ma cosa devono essere stati in grado di fare nel decennio che ci siamo messi alle spalle? Assolutamente, è una domanda drammatica, realistica, perché a questo punto ti viene da pensare qualsiasi cosa. Se questo è quello che abbiamo visto nell'arco di una notte, come avviene appunto in ogni colpo di Stato che si rispetta, salvo poi fallire clamorosamente dopo poche ore. Proprio la notte dei coltelli, la notte dei coltelli. Che poi non è una notte casuale, perché come sai, come sappiamo tutti, la mattina dopo, successiva, c'era la presentazione della nuova formula della Champions, alla quale pare di capire che lo stesso Agnelli avesse detto di sì qualche giorno prima. Quindi voglio dire, si è consumato, come hai giustamente spiegato tu, un tradimento, e poi non c'è cosa peggiore, c'è una sola cosa forse peggiore del tradimento, che è una delle cose più brutte che può capitare nella vita, è il fallimento del tradimento. È la cosa, l'unica cosa forse più frustrante, no? Se ci pensi, perché alla fine almeno tradisci, ti comporti in maniera vile, però porti a casa, almeno tu dal tuo punto di vista, qualche risultato. Il fallimento del tradimento è il massimo livello di frustrazione possibile, quindi, come dire, è un dramma. A proposito del golpe, però, voglio dirti una cosa, perché adesso si apre la partita che tutti quanti stiamo seguendo, no? La domanda che ci facciamo: ma verranno sanzionati o meno? Non in Italia, perché, come dire, una domanda fin troppo superflua, Gravina di fatto ha risposto. Ma non era una domanda che ci facevamo, come dire, con grande... Ma perché Gravina è rimasto all'idea. All'idea. Non ai contratti. Non ai contratti. E qua dopo ti aggiungo una cosa che avete giustamente spiegato ieri in diretta. Ma tornando a noi, al golpe, la domanda che ci facciamo tutti: ma l'UEFA adesso e tutte le altre organizzazioni internazionali del calcio puniranno, sanzioneranno i golpisti, i generali della rivoluzione mancata, o li perdoneranno? E su questo io credo che la riflessione che vada fatta sia molto semplice. Io non ricordo un colpo di Stato mancato dove poi non ci sono state delle conseguenze per i capi della rivolta fallita. Se tu non agisci, non prendi almeno i primi capi della rivolta, i simboli, le figure più importanti, poi la lezione ce la fa la storia. I golpisti si riorganizzano, fanno tesoro degli errori, tornano più forti, più agguerriti, più cattivi, e mettono al tappeto quelli che non li hanno puniti. Esatto, quindi, è vero, dire, è vero, il golpe tornerà, il golpe tornerà, il progetto andrà in porto, non so quando, se non ci saranno delle sanzioni adeguate che diano anche quello che è dovuto, un minimo di giustizia a tutta questa vicenda. Poi sul fatto che, giustamente, dicevi tu, a proposito di Gravina, dell'idea, no, di questa paradossale risposta di ieri del capo della FIGC, ma ieri sera giustamente Giuseppe Visone, il magistrato della DDA, ha valorizzato un retroscena che si è letto in queste ore, in questi giorni, sul web, sui giornali, che è un retroscena importantissimo, che come sempre succede nelle vicende delicate in Italia, poi non viene mai adeguatamente discusso, perché non è un'idea, non c'è solo un comunicato stampa, non c'è solo un sito web che ha annunciato la nascita della Superliga, c'è un atto presso il Tribunale del Commercio di Madrid, ed è un atto preventivo, venerdì, in cui la società costituita della European Super League ha chiesto preventivamente al Tribunale del Commercio di non prendere in considerazione qualunque contenzioso si fosse innescato dopo l'annuncio, evidentemente, che poi c'è stato nella famosa notte dei coltelli, perché la materia, come abbiamo poi visto nel dibattito che si è innescato, è una materia molto complicata, non si sa effettivamente quale possa essere il potere delle federazioni sportive di punire le società rivoltose, le società del tentativo di secessione. È una materia giuridica anche molto complicata, e quindi l'azione di andare presso il Tribunale del Commercio di Madrid, dove poi si è costituita e dove ha sede legale la società della Superlega, in maniera preventiva preparava ovviamente quello che poi si è verificato. Quindi, con buona pace di Gravina, tutto è tranne che un'idea. Ci sono gli atti scritti, gli atti giuridici che pesano, e questo secondo me pesa in maniera
clamorosa perché spiega poi le reali intenzioni che si sono palesate nella notte del golpe fallito di qualche ora fa. Sai, se si deve parlare così, come ha fatto Gravina, io opterei per il silenzio stampa, che è la strada che ha scelto il Napoli in questa stagione. Cioè, meglio non parlare. Se si deve parlare Ma così. anche perché, guarda, in questo senso è inutile farsi maestri di vita. Questa è una situazione completamente nuova per tutti, dai tifosi ai presidenti. Il È calcio vive vero, un momento di è grande vero. difficoltà, quindi dobbiamo tutti essere molto umili, dall'ultimo dei tifosi al primo, al più importante dei presidenti. Dobbiamo ragionare in maniera fredda, è una situazione nuova, nessuno ha una soluzione, nessuno sa cosa può accadere, ma proprio perché non si sa, chi ha un ruolo di responsabilità magari può essere più prudente, non c'è nessun bisogno di parlare. Capisco che c'è la pressione mediatica, no? La pressione dei giornalisti che vogliono sapere, vogliono avere il parere dei vertici, cosa succede, cosa non succede. Ne stiamo parlando anche noi qua, no? Siamo tutti curiosi di vedere se arriveranno meno delle sanzioni per i club che hanno, diciamo, tirato fuori questo tentativo di secessione. Però è anche vero che poi chi ha un ruolo di responsabilità deve essere prudente, deve ragionare perché gli interessi in ballo sono tanti e quindi qualche giorno di riflessione, qualche momento in più di approfondimento non guasta, insomma, non c'è nessuna fretta di dire quello che appunto abbiamo già letto a proposito del fatto che questo tentativo di golpe, perché di golpe si è trattato, altro non è che un'idea e quindi non sarebbe sanzionabile. Gli atti in tribunale dicono tutt'altro. Vediamo il telefono che c'è, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto, buonasera, Silver. Carmine? Sono Carmine, ciao, un saluto al signor Carmine, Trapani, ciao. rimani in linea. Rimani in linea, Carmine, pubblicità e Sì, ripartiamo da te. va bene. Pubblicità. Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta, abbiamo 10 minuti da trascorrere insieme. Vi ricordo che dalle 19:15 Energia Azzurra, quindi per sapere e seguire davvero tutto, prepartita, match, commento e post gara di Napoli-Lazio, siamo con Paolo Trapani, al telefono c'è Carmine da Pompei. Vai Carmine. Ciao Silver, Ciao. 22 aprile 2018, Eh sì. al gol di Coulibaly, che serata, mi ritrovai sotto al divano, senza un motivo. E poi, ha ragione il dottor Alvino, solo per l'almanacco e per i disonesti, il Napoli non è campione d'Italia. Però noi questo scudetto ce l'abbiamo cucito sul cuore e nessuno ce lo può togliere, perché così è. Poi volevo fare un'altra domanda, signor Trapani, riguarda Piqué, ma pure Piqué parla, ha detto con le società come Siviglia, Valencia e Napoli devono essere eliminate, cancellate. Ma è possibile? Perché? Perché dovrebbero? L'ho persa Devono questa? essere eliminate, non ne devono Questa, me la esistere, ha sono, detto. questa mi è sfuggita, ma perché poi dovrebbero essere, quale sarebbe la motivazione di È questa? il fatto di questa Superliga, Il Napoli non ha queste fatto niente. squadre qua, queste società devono essere eliminate. Vedi un attimo su Quindi internet. eliminiamo quelli che non hanno fatto nulla, mentre invece quelli che Ha hanno fatto capito? qualcosa li Guarda, assolviamo. l'etichetta eliminata sapete bene a chi Lo sta proprio bene, a chi calza perfettamente. Vabbè, lo Carmine, so. lasciamo stare Piqué, andiamo oltre. Vabbè, poi riguardo Alberto, Luis Alberto, è meglio che gioca, perché non è mai al 100%. È un giocatore quando non è al 100%, non fa una grande partita. Stasera vinceremo, non Ok. ti preoccupare. E adesso facciamo pure un altro tipo, fra mezz'ora, per la Roma, che batterà l'Atalanta, ne sono sicuro. Un saluto, Silver. Grazie Carmine. Ciao Carmine. Un Complimenti abbraccio. sempre per la trasmissione. Grazie, sei gentilissimo. Sei gentilissimo. Ciao. Ciao. Sta cosa di Piqué me l'ero persa, non mi sono perso le dichiarazioni di Olà, il presidente del Lione. Cioè, sai Paolo, poi alla fine delle vicende, venir fuori con le ossa rotte dal punto di vista umano, cioè screditato dal punto di vista umano, perché è stata una cosa veramente brutta, 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 qualcosa di subdolo all'ennesima potenza. È quasi un... Questa è una cosa che colpisce moltissimo perché noi sappiamo che tra tutti i presidenti, no? Tra tutti i vertici del calcio ci sono sempre rapporti interpersonali molto importanti, relazioni e poi ovviamente ci sono simpatie, antipatie come in tutte le cose della vita, del quotidiano. Però ecco, quando poi si esce dalla questione strettamente politico-sportiva o comunque sportivo-economica, perché questa è una vicenda che ha a che fare con la politica e l'economia dello sport, e si arriva sul personale, ma non ad offendere sul personale, ma appunto a mettere in evidenza che a margine di quello che è successo si sono consumati
come dire, dei comportamenti dal punto di vista umano veramente disdicevoli, colpisce moltissimo leggere le dichiarazioni del presidente Leone, come dicevi tu, ma anche le dichiarazioni di Ceferin, durissime, no? Quando stamattina ha detto meglio essere ingenui che bugiardi, denotano, come dire, una caratura personale dei capi rivolta, diciamo dei capi, dei generali del golpe, io così li chiamo, veramente. Paolo, adeguerei subito quello che è diventato un mio motto per inquadrare le cose: il golpe del male. Il golpe del male, Il ma esatto, male male. assolutamente. Comunque ci aiuta Giuseppe Di Palma che scrive: Carmine, ascolta, non è così. Piqué si chiede il perché club come Siviglia e Napoli dovrebbero essere eliminate con l'istituzione della Superlega. Ovviamente un dubbio provocazione del fortissimo centrale catalano. Vabbè, il Ecco. Napoli ha un motivo per cui non poteva per ora entrare nella Super League. Ha una liquidità di 100 milioni di euro, ha i bilanci perfettamente in linea con le leggi, bilanci sani, cristallini, e quindi siccome i 12 club erano indebitati fino al collo, non avrebbero mai potuto farlo entrare, diciamo. Se non avevi almeno una cambiale, un protesto, una minaccia, un Giusto, qualcosa, non potevi entrare, mi sembra ovvio. giusto, giustissimo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera Silvia. Come va? Tutto a posto? Bene per ora, caro Antonio. Ciao. Non so se ti ricordi di me. Come no? Come potrei non ricordarmi di te? Saluta Antonio, saluta a Carmine, saluta anche a Carmine. Sì, se n'è andato, ora c'è Paolo con noi. C'è Ciao Antonio. Paolo. C'è Paolo. Comunque, Antonio, saluto ascolta un attimo i consigli della regia. Ragazzi della Sì. regia, date delle dritte ad Antonio, dicendogli di spegnere il televisore. Tutto il mondo avrebbe un'altra visione, avrebbe una visione diversa del mondo e delle cose che ha attorno e soprattutto un ritorno audio migliore. Vediamo un po' se questo mio auspicio sussurrato ad Antonio lo ha convinto. Paolo, cosa temi di più di questa sera della Lazio? Ma la Lazio è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise, anche molto organizzata, ha dimostrato quest'anno di saper giocarsela spesso. Poi, come molte altre squadre in questo campionato, tutto particolare nell'era del Covid, non ha trovato la continuità, perché è una squadra che magari poteva avere anche qualche punto in più. Non è una partita facile, io la reputo per certi aspetti molto più complicata di quella di domenica con l'Inter, anche perché comunque tutto quello che sta succedendo, che è successo in questi giorni, ha un po' spostato il centro dell'attenzione e tuttora noi non sappiamo e non sapremo per diverse settimane, diversi giorni, cosa potrà accadere negli equilibri del calcio europeo e comunque anche nelle competizioni. È vero, diciamo, che passata questa rivoluzione, questa tentata rivoluzione, le competizioni dovrebbero essere quelle che già conosciamo, però è pur vero che queste cose dall'esterno comunque condizionano tutto e tutti. E quindi secondo me il Napoli deve sbagliare il meno possibile e deve, come dire, giocarsela alla pari con grandi motivazioni, anche perché questa è probabilmente l'ultima vera finale del campionato, l'ultimo scontro diretto importante. Potrebbe Malauguratamente, dovessi perdere, la Lazio ti può scavalcare, perché poi è anche una partita da recuperare con Torino, se non sbaglio, se non ricordo male. Quindi, mi senti? sì, Paolo, scusa un attimo, recuperiamo Sì, Antonio che prego. deve essere velocissimo perché poi in chiusura ti riporto sui fatti di Perugia. Antonio, veloce. Sì, ti volevo dire Silver, abbiamo preso un bel punticino con l'Inter, dai, Sì. non va niente, abbiamo perso altri due punti. Magari sta. Comunque anche il Benevento non è andato male. Non è andata bene, sì. No, non lo Siamo so, ottimisti. guardi, ci vediamo domenica alle 12:30. Va bene. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Un abbraccio Antonio, grazie, Ci grazie per. salveremo, ci salveremo. Ma E ne poi sono convinto. andremo in Europa League. Forza Fate Benevento. secondo. Forza Benevento e forza Napoli. Paolo, stamattina ho letto cose invereconde. Il solito mondo troll. Quelli sono terribili. Chiedete scusa a Paratici. Quindi c'è il processo di santificazione, di beatificazione in corso di Paratici e invece tutto cade sulle spalle dell'avvocatessa Turco.
Ancora una volta, tra l'altro. Ancora una volta. È un avvocato un po' sfortunato, noi l'abbiamo visto protagonista purtroppo, su malgrado, anche in altre vicende un po' più complicate di questa, trame ancora più complicate, purtroppo anche più drammatiche di questa qua. Tutti ricorderanno l'inchiesta di Report, no? Sul fenomeno del bagarinaggio in curva, e fu un tentativo appunto di intervistare l'avvocato, ma non andò a buon fine. Su Perugia, come dire, abbiamo letto gli atti della procura, no? Che l'avvocato incaricato dalla Juve sarebbe, se non ricordo male, istigatrice, giusto? Di quello che tutti chiamano l'esame farsa. Quindi adesso tutto sta a capire, come avete spiegato benissimo anche voi ieri sera, quale dovrebbe mai essere l'interesse personale dell'avvocato rispetto al fatto che poi, se l'operazione fosse andata a buon fine, a tesserare il giocatore non era certamente un avvocato, ma era la società. Quindi, voglio dire, sono situazioni talmente legate e interdipendenti tra di loro che è impossibile separare la posizione del legale, quello che ha fatto, quello che ovviamente poi sarà oggetto del dibattimento, del processo, per carità. Nessuno può avere la presunzione di colpevolezza, anzi, fino al terzo grado vige la presunzione di innocenza. Però le posizioni dell'avvocato dalla Juve non sono separabili, per come la vedo io, perché ovviamente l'avvocato agiva in nome e per conto della società, e l'obiettivo evidentemente era quello di fare tutto per tesserare Suarez, perché la Juve voleva questo giocatore per fare in modo, appunto, per lanciare il famoso poi assalto alla Champions, che è mancato, che è fallito anche quest'anno. Per questo insieme, poi avevano puntato al Suarez. E alla Superlega. E alla Superlega. Un'annata, sì. Un'annata incredibile di successi e di medaglie. Disastro. E di titoli. Disastro. E di titoli. Vabbè, al telefono c'è ancora qualcuno? No, perché abbiamo un minutino a nostra disposizione. Va bene, aspettiamo i fatti, aspettiamo le notizie, aspettiamo che il Napoli giochi questa sera 20:45 con la Lazio. Però vi ricordo, tra 25 minuti più o meno, perché alle 19:15 partirà Energia Azzurra, potrete ascoltare tutto davvero in fase di anticipazione, poi commento e post gara della sfida, i biancocelesti di Simone Inzaghi. Io ringrazio Paolo Trapani, ciao Paolo! Grazie Silver, un saluto a tutti. Grazie a te per aver accettato il nostro invito a partecipare in Linea Calcio che tornerà regolarmente domani alle 17:40. Andremo a commentare quanto sarà successo questa sera nel match di campionato al Maradona. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.